laureata in Scienze dell'Educazione presso l'Università Cattolica di Brescia. Sono una persona con una disabilità motoria dalla nascita che non mi permette di svolgere in modo autonomo le attività quotidiane della vita, alzarmi, vestirmi, lavarmi, mangiare, uscire. In tutto questo dipendo totalmente dagli altri. Fino al 2001 erano mia madre, le mie sorelle e i volontari ad aiutarmi. Mia madre e le mie sorelle provvedevano durante la giornata ad alzarmi, andare a dormire, a mangiare, ad accompagnarmi a scuola, eccetera, mentre i volontari mi portavano a sedute fisioterapiche all'università. Grazie alla loro preziosa esistenza ho vissuto, potuto frequentare le scuole e laurearmi. Sono state persone indispensabili nella mia vita per vivere e raggiungere determinati traguardi. Però non ero libera. Non potevo decidere io quando e dove svolgere quella determinata azione, ma dovevo aspettare sempre gli altri e adattarmi al loro carattere, personalità e vita. Dall'altra, i miei familiari erano obbligati ad esserci, ad aiutarmi in molti momenti della giornata, facendo coincidere minuziosamente la mia vita con la loro. Pertanto, fra noi si era instaurata una vera e propria dipendenza fisica e psicologica. Questa dipendenza fisica e psicologica è sana per il bambino fino ai suoi 4 anni di vita. Poi diventa deleteria per lo sviluppo della sua autonomia, personalità e socialità. In presenza di una disabilità, questo processo naturale di autonomia viene negato perché il bambino, tranne negli ambienti scolastici, è completamente assistito dalla sua famiglia. Nelle varie tappe della mia vita spesso sentivo che ero prigioniera del mio corpo, della mia casa, e andavo alla ricerca di soluzioni per costruire la mia autonomia e uscire da questa dipendenza. Nel 2000 sono stata invitata dalla mia carissima amica Angela, una signora che aveva una disabilità motoria, a partecipare ad un convegno sulla vita indipendente, organizzato dall'associazione Insieme di Manerbio. In questa sede sono venuta a conoscenza dell'esistenza di una legge, 162-98, che mi avrebbe permesso di ricevere un fondo regionale e comunale per assumere un assistente personale tramite la presentazione di un progetto al mio comune di residenza. Capii che l'assistente personale era la soluzione che mi dava la possibilità di crearmi l'autonomia tanto desiderata per alcune ore della giornata. Dato che Angela, che abitava da sola in una casa comunale del mio paese, fu una delle prime persone bresciane a presentare domanda di progetto di vita indipendente secondo la legge 162, mi recai da lei per conoscere le rispettive modalità di richiesta. Inoltre, senti che la regione... Quindi io ho iniziato nel 2001 a costruire il mio progetto di vita. E allora, e dopo 4 anni sono uscita in quanti supporti o mi servizi sociali, sono uscita ad avere un progetto individualizzato per una vita indipendente in base all'articolo 14 del 138, che mi dava la possibilità di coprire 8 ore giornaliere, 8 ore. In queste 8 ore lo facevo, andavo a formarmi, ho fatto 9 anni di tirocinio a livello gratuito, spesso inserito per la disabilità, e quindi io posso inserirci che esiste la disabilità e conosco la differenza tra le varie disabilità. E poi ho fatto altri corsi di formazione di base per lavorare nelle scuole, portando un progetto che si chiama Occultarsi la vita. Parlo la mia disabilità, la mia diversità, per arrivare alla diversità di tutti i bambini. Insegno tante giochi di ruolo, intendo che di fronte alle difficoltà non mi danno arrendersi, ma trovare le strade, le soluzioni per affrontare e superare, come io ho fatto, ma rispondendo ai bisogni di vita della mia normali e
strane. E quindi ritengo che ognuno ha il dovere e il diritto di avere il modo del progetto di vita. E quindi oltre a formarmi, ho lavorato per 7 anni, poi ho fatto richiesta di casa con una seguendo le normative vigenti. Dopo 5 anni ho avuto la casa comunale e ora da 9 anni vivo da sola, senza salire da sola con l'ausilio della stessa persona, senza salire da sola nel 2011. E quindi ci sono venuti 10 anni per offrire il mio progetto di vita, perché si trattava di conquistare le ore di assistenza e di avere una casa comunale per continuare la vita con tutti gli altri. E quindi ora la mia battaglia ultima, perché dopo che io ho lavorato 7 anni, e purtroppo con la perdita del lavoro non dovuta a me, a livello statale, non permetto che l'assistente personale sia le mie vette, le mie gambe per andare a fare un lavoro come la stessa persona. Io sono il lavoro quando mi aiuta a livello manuale l'assistente, dove l'assistente esegue solo le azioni che io indico. Ora siamo in Italia e nel 2019 a una persona con disabilità fisica non ho permesso di portare sul luogo di lavoro la stessa personale. Dopo che io ho lavorato 7 anni, ho lavorato con altri assistenti personali. In 10 anni ho cambiato tanti assistenti personali. L'assistente personale è la legge che mi permette di vivere la vita come gli altri. E sì, il lavoro non mi arriva, ma sono io che lo creo. Io ho attivato uno sportello che si chiama Ascolto Attivo del Cittadino, dove vado a parlare, comunicare faccia o le persone che vengono da me e le aiuto a trovare la soluzione per risolvere oppure per indicare la strada per risolvere il suo problema. Da 2 anni fa si chiamava Educativa di Strada e a lei che andava in mezzo a giovani, mi invento a vedere la gente a sentire dalle di chiedere aiuto prima che anche il problema diventa emergente. Quando l'ho fatto, perché non mi sono occupata solo di disabilità, ma ho fatto dei giardini per persone dipendenti, ho fatto volontariato per familiari che avevano persone dipendenti e qui
bene, raccogli. Grazie.